Abbiamo il lavoro fatto da tutta la giuria, che insomma dopo conosceremo meglio sui premi. Quindi partiamo subito con un saluto del nostro presidente, Giulio Guerzoni. Grazie Gabriele e soprattutto grazie all'assessora Palma Costi che ci onora della presenza. La premiazione assieme all'apertura, se vogliamo, è il momento più atteso e più visibile della nostra settimana. Io l'avevo detto all'inizio, ho vinto un caffè con Gabriele, cioè che anche quest'anno avremmo avuto numeri in espansione e ne sono molto molto felice. Ringrazio doppiamente l'assessora Costi perché noto una grande voglia della Regione di parlare di temi fondamentali come ad esempio il tema dell'energia. La convocazione che inizia il 27 sul piano energetico regionale è qualcosa che dà gambe a un intendimento di legislatura, quindi la ringrazio veramente per l'impegno che ci sta mettendo. Per quanto riguarda invece le premiazioni di stamattina, un ringraziamento alla giuria, a coloro che hanno lavorato, giudicato, e ovviamente sulla qualità dei premi penso che andiamo abbastanza in ravotte di ferro, perché penso che siano davvero belle storie e belle esperienze. Quindi squadra che vince non si cambia, questo sicuramente continuerà a essere al centro della settimana anche l'anno prossimo, e insomma, penso che dobbiamo dare spazio adesso alla nostra ospite. Grazie. Allora, qui c'è sempre che si ringrazia l'assessore, ma bisogna sempre ringraziare chi lavora e soprattutto chi riesce a organizzare delle giornate come oggi. Allora, non potevo mancare fondamentalmente per due motivi. Il primo, perché appartengo a questo territorio, oltretutto guardate, sono orgogliosa di quello che si sta facendo in questo territorio, perché se si arriva ad essere la sesta edizione chiaramente del premio, ma soprattutto si arriva nel nostro territorio ad avere anche soluzioni molto avanzate, è perché in questo territorio il tema della sostenibilità e devo dire anche il tema della domotica, quindi della ricerca, della tecnologia applicata a questo tema della sostenibilità è nato tantissimi anni fa. Devo anche dire più di 6 anni fa, è nato molti anni fa, e visto che facevo parte anche in quel momento, quindi questo denota ormai anche la mia età, voglio dire, di questo lavoro, il fatto che questo sia così progredito e sia diventato anche così importante a livello diciamo regionale e mi permetto di dire anche nazionale, è sempre, voglio dire, un motivo di orgoglio. Cioè io sono sempre andata fuori a vedere le premiazioni, il fatto che vengano qui ad essere premiati, insomma, vuol dire che anche noi ormai abbiamo una reputazione, credo, molto importante. Secondo elemento per cui ci tenevo ad essere è perché, lo accennava prima Giulio e lo ringrazio, noi abbiamo una sfida, insomma, che è una sfida epocale, in parte è stata fatta in modo, credo, intelligente con Expo per quanto riguarda tutto il tema del food, del settore dell'agroalimentare, che è quello della sicurezza, della quantità del cibo, della salubrità del cibo, ma soprattutto della sostenibilità del cibo. Ma questo tema ha riportato alla luce il tema della sostenibilità, insomma, di tutte le azioni che comunque noi stiamo facendo. Questo è il motivo che ci ha, diciamo, condotto come Regione Emilia-Romagna a presentare la nostra proposta, la nostra strategia regionale rispetto al tema della sostenibilità. Lo faremo convocando gli stati generali sulla green economy, quindi non esclusivamente sul tema dell'energia, che è una parte importante, ma sul tema di come a 360 gradi i nostri territori, con l'aiuto in modo particolare dei comuni, e qui un altro merito, voglio dire, al comune di Modena per il lavoro che sta facendo assieme a tanti altri comuni, perché poi oggi saranno anche premi, voglio dire, importanti rispetto ad altri territori, assieme ai comuni per impostare davvero una strategia che si possa tradurre però in azione concreta rispetto a tutto ciò che noi oggi sappiamo essere comunque fonte di non sostenibilità. Per questo il 27 siete invitati, perché è un'iniziativa aperta dove lanceremo gli stati generali, poi ci si dividerà in 3 gruppi e si lavorerà rispetto ai singoli temi, anche se noi avremo l'accortezza di tenerli chiaramente collegati, verterà su 3 temi. Il primo tema è questo qui dell'energia, e quindi noi faremo il prossimo anno, e quindi vi chiedo di partecipare anche attivamente, alla costruzione del nuovo piano decennale dell'energia, perché
scade nel 2016 e contemporaneamente costruiremo anche il piano attuativo triennale, anche perché voi sapete che noi abbiamo bisogno di rendere diciamo molto forte l'azione dei 104 milioni che abbiamo sulle tematiche energetiche e che ci derivano dal piano strutturale, quindi sono fondi europei. Secondo punto, i temi che noi ci poniamo sono temi chiaramente abbastanza sfidanti rispetto ai famosi tre temi, quindi risparmio, l'efficienza e le fonti alternative. Su questo piano vi dico anche che daremo un'importanza straordinaria alle tematiche conosciute dal punto di vista del tema della mobilità, il tema degli edifici e quant'altro, però un tema fondamentale lo dovrà avere la pianificazione, perché noi faremo una norma che diremo con la modifica della legge 20, dove non si dovranno più utilizzare dei nuovi terreni. Questo ci porta una sfida pazzesca, lo sappiamo, in Italia la rigenerazione, la riqualificazione, il recupero, tutto quello che volete. Però noi ci dobbiamo concentrare su una sfida grandissima che è come noi pensiamo sin dall'inizio la costruzione dei nostri comparti, perché non può più essere semplicemente la sommatoria di azioni, come si dice, separate. Per cui questa è una sfida e la lanceremo chiaramente all'interno degli Stati Generali. Il secondo tema è il tema dell'economia circolare. Siamo la prima regione in Italia e in Europa che ha comunque costruito una legge su questo, partendo proprio dai rifiuti. Per noi questa è la grande sfida. La sfida: non c'è più la produzione verticale, ci deve essere una produzione orizzontale e soprattutto circolare, per cui la sfida del, prima di tutto, evitare di, come si dice, sprecare, o comunque voglio dire cercare anche qui di risparmiare il più possibile l'utilizzo di risorse e non sprecare, perché poi lo spreco diventa rifiuto e non va bene, ma soprattutto il tentativo di costruire su questo tema del riuso, del riciclo e del riuso, proprio anche un nuovo, come si dice, settore dove costruire impresa. Allora, questa è un'altra grande sfida che noi lanceremo agli Stati Generali, forti già comunque di una legge, che si pone il tema di ridurre i rifiuti pro capite, di ridurre chiaramente gli sprechi e di utilizzare tutto ciò che è possibile utilizzare, aiutato dalla ricerca, dalla tecnologia, aiutati dall'intelligenza delle persone, degli uomini, che sono la nostra grande ricchezza. L'altro terzo tema su cui ci concentreremo, quindi sono proprio tre punti, è il tema delle ecoimprese. Questa è una regione che ha ormai un numero alto di soggetti di imprese che stanno lavorando, che sono davvero green. Abbiamo un potenziale alto di imprese che possono diventare in poco tempo aziende green, quindi avendo anche una possibilità ulteriore di reputazione di nuovi mercati, lavoreremo perché questo si amplia ulteriormente. Quando parliamo di questo parliamo soprattutto della parte, voglio dire, industriale, però non ci soffermeremo sull'industria. Questi avremo tutto il tema dell'agricoltura. Voi sapete che con il FEASR, i fondi europei, noi dedicheremo molti soldi a tutte le tematiche agroambientali, ma soprattutto al tema del biologico, e quindi anche qui faremo uno sforzo eccezionale per far crescere e continuare, come si dice, a sviluppare un comparto che per noi è fondamentale. Però ripeto, c'è un buon margine anche qui di lavoro, e quindi ci porremo e ci vogliamo porre anche degli obiettivi quantitativi, cioè per arrivare a dei risultati misurabili, cioè quantitativi chiaramente della qualità, non quantitativi per la quantità, e quindi diciamo iniziative come queste, ma soprattutto il lavoro che voi state facendo, insomma, in continuazione, perché poi voglio dire lo state facendo rispetto a tanti settori, ecco, credo che siano importanti. Io spero che facciano anche, che diano molta visibilità, perché ormai il concetto è: si può fare, non è vero che queste tecnologie o queste modalità di costruzione, modalità di progettazione a qualunque livello costino di più, non è vero, questo ormai è smentito da qualsiasi, come si dice, bisogna avere delle buone professionalità, ma è smentito dai fatti, oggi voi lo dimostrerete, per cui è una sfida, credo, sostenibile rispetto, voglio dire, al nostro territorio, che credo che sia maturo e che sia pronto per recepire questa sfida. Noi ci mettiamo le leggi,
ci metteremo, io sono una di quelle che pensa sempre che bisognerebbe delegificare, guardate, quindi vabbè, insomma, il fatto di metterci le leggi non è sempre un elemento, comunque bisogna mettere delle leggi molto semplici, molto chiare, molto decise rispetto agli obiettivi che vengono posti, però questa è una sfida dove ognuno bisogna che ci metta la sua parte, ad iniziare chiaramente dai comuni, che sono le istituzioni più vicine ai cittadini, che comunque sono quelli che possono fare davvero delle azioni, grandi azioni di sistema, ma soprattutto ci vuole anche uno sforzo di diffondere una cultura tra tutti i nostri cittadini. Questo vale per qualsiasi punto prendiamo diciamo questo tema. Quindi io sono io che ringrazio voi, ringrazio quelli che in questi anni, perché ce ne sono tanti, sapete, io ne ho conosciuto tantissimi, che 20 anni fa mi dicevano: guarda Paolo, si possono fare delle cose, sono bellissime. In alcuni casi sono riuscite, in altri casi purtroppo non c'era, come si dice, l'humus giusto probabilmente per poterlo fare. Io ringrazio tutti quelli che in questi anni hanno tenuto botta, come si dice là nel mio territorio, e sono riusciti comunque a portare avanti questa cultura. Ringrazio le istituzioni che hanno fatto questo sforzo, l'agenzia che ha fatto questo sforzo, e ringrazio anche tutti quei giovani che finalmente hanno portato anche loro questa ventata, voglio dire, anche di novità che i giovani oggettivamente possono portare. Io ci credo tantissimo nei nostri ragazzi e nelle nostre ragazze, credo che siano, al di là di quello che si dice molto spesso invece, persone molto capaci, molto intelligenti. Non è un caso che molti di questi ci stanno sfidando, stanno costruendo imprese, si stanno cimentando, voglio dire, nei campi più particolari, più strani, più difficili, più complicati, scelgono di fare i progettisti anche, come si dice, mettendoci in gioco veramente anche in un modo molto forte, per cui, ripeto, abbiamo la possibilità di fare tantissimo, il tempo non è molto, perché il tempo non è molto, però possiamo fare tanto se chiaramente ognuno fa il suo pezzo all'interno di questa sfida complessiva che come regione abbiamo accettato, come si dice, non solo rispetto all'Italia, ma rispetto all'Europa, ma rispetto anche al mondo. Quindi grazie mille, e la cosa che chiedo, cerchiamo di diffondere queste buone pratiche, cerchiamo di diffonderle, ognuno per quello che può, io farò il possibile e lo faremo, gli stati generali serviranno anche per questo, ma diffondiamo queste pratiche, perché ripeto, la cultura sarà quell'elemento, cioè la cultura proprio diffusa è quell'elemento che ci può permettere di vincere questa grande battaglia. Quindi passiamo al momento successivo, perché credo che sia più importante di quel che dico io. Grazie. Grazie Assessore dell'introduzione.